Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme le friselle pugliesi. Vi mostro come prepararli con due metodi di preparazione. Il primo classico con la cottura direttamente in forno e l'altro con il metodo più antico con la doppia cottura. Le prepariamo insieme? Forza, andiamo in cucina. Sempre dal cuore alle mani per voi. Versate nella ciotola la farina, la semola rimacinata di grano duro, il lievito e mescolate. Aggiungete un cucchiaino di zucchero, mescolate ancora e quindi iniziate l'impasto aggiungendo l'acqua poca alla volta. Per ultimo unite il sale e l'acqua rimasta. Mescolate per far sciogliere il sale. Adesso aggiungete l'olio. Mescolate ancora fino a quando l'olio non sarà stato del tutto assorbito. Coprite con un panno e lasciate riposare per 15-20 minuti. A questo punto riprendete l'impasto e trasferitelo sul piano di lavoro infarinato. Quindi impastate facendo anche qualche piega fino a quando non risulterà liscio ed omogeneo. A questo punto chiudete l'impasto pirlate e trasferitelo in una ciotola. Coprite con pellicola trasparente e lasciate lievitare per un'ora, un'ora e mezza. Quando l'impasto sarà ben lievitato, lo trasferite sul piano di lavoro infarinato. Aggiungete della semola rimacinata e prelevate dei pezzi di impasto. E formate quindi le friselle della grandezza che desiderate. Trasferite le friselle su una teglia ricoperta di carta forno. Per le friselle invece che prevedono la doppia cottura, formate le friselle e trasferitele su un pezzo di carta forno. Dopo vi spiegherò cosa faremo. Quindi, frisella su carta forno a lievitare. Lasciate lievitare le friselle, queste sono quelle che andranno direttamente in forno. Copritele con un panno e lasciatele lievitare. A lievitazione avvenuta le inforniamo a 180 gradi per 15 minuti. Queste invece sono quelle che andranno con la doppia cottura, le lasciamo lievitare fino al raddoppio. Ecco qui, quelle con la doppia cottura le immergiamo in acqua che bolle, eliminiamo
la carta a forno e procediamo alla cottura fino a quando non risulteranno gonfie. Eccole qui. Le dovremo girare una sola volta. Quindi scolate le friselle e trasferitele su una teglia. Adagiatele su un panno e lasciatele asciugare per una decina di minuti. Trasferite le friselle bollite su una teglia ricoperta di carta forno e cuocete in forno a 180 gradi per 20 minuti. Queste sono le friselle con una sola cottura, quindi le tagliamo a metà, le adagiamo su una teglia ricoperta di carta forno e le portiamo in forno a biscottare. Eccole. A 160 gradi per 20 minuti. Nel frattempo prendiamo quelle che avevamo bollito e che abbiamo cotto in forno e le tagliamo lo stesso a metà. Le trasferite su una teglia ricoperta di carta forno e le lasciate biscottare a 160 gradi per 20-30 minuti. Queste sono quelle con la doppia cottura, quindi prima bollite e poi cotte in forno. Ed ecco le nostre friselle. Queste sono quelle con una sola cottura. Sono leggerissime e friabilissime. Mentre queste sono quelle con la doppia cottura, che risultano un po' più tenaci. E quindi avranno bisogno sicuramente di essere ammorbidite con l'acqua. Vi è piaciuta questa video ricetta? Grazie per avermi seguito, alla prossima, ciao!